La carta nautica. Vediamo adesso un po' di storia relativa alla nascita della carta nautica. È stato necessario nel tempo, per poter navigare in sicurezza, riportare l'immagine del globo terrestre su un piano, rendendo quindi più facile disegnare rotte e determinare la posizione di punti di interesse. Contributi importanti per lo sviluppo delle carte nautiche vennero dal matematico e cosmografo Gemma Frisio, di origine fiamminga, che applicò le sue conoscenze matematiche all'astronomia, alla geografia e alla costruzione di mappe. Insegnò anche all'università. Un suo allievo fu il filosofo e geografo fiammingo Gerald Cramer, detto Mercatore, che si dedicò allo studio della matematica e dell'astronomia. Da lui nasce lo sviluppo della moderna carta nautica, detta appunto proiezione di Mercatore. Analizziamo innanzitutto come sviluppare una carta nautica che ci permetta di determinare dove ci troviamo. Per rendere più semplice il concetto, pensiamo al gioco della battaglia navale. La prima cosa che si fa in questo gioco è costruire, disegnare un reticolato, impostando due lati di riferimento, uno con le lettere e uno con i numeri. Se si vuole determinare la posizione, quindi dove sparare il colpo nel gioco, ad esempio della casella rossa, bisogna dare due distanze, una dal lato delle lettere, che è 5, e una dal lato dei numeri, che è D. Dire quindi D5 determinerà la posizione della casella rossa. La stessa cosa avviene nella realtà, per determinare una posizione sul globo terrestre. Bisogna anche qui, come nella battaglia navale, disegnare un reticolato. Ricordiamo che la Terra in realtà non è rotonda, ma è schiacciata ai poli. Il raggio equatoriale è pari a 6.378,388 km e il raggio polare è pari a 6.356,988 km. Si considera in ogni caso, per comodità, la Terra sferica. Partiamo dalle linee orizzontali che sono delle circonferenze. La circonferenza più grande, o circolo massimo, si chiama equatore. L'equatore divide la Terra in due emisferi: emisfero nord, detto anche emisfero boreale, e emisfero sud, detto anche emisfero australe. Disegniamo adesso un'infinità di circonferenze minori, dette paralleli. Per comodità si considerano 90 paralleli a nord dell'equatore e 90 paralleli a sud dell'equatore. I novantesimi paralleli sono detti poli, polo nord e polo sud. Passiamo adesso alle linee verticali, che sono delle semicirconferenze che uniscono i poli. Queste semicirconferenze sono dette meridiani. Siccome tutti i meridiani hanno la stessa lunghezza, è stato preso come riferimento il meridiano che passa sopra una cittadina inglese che si chiama Greenwich, detto appunto quindi meridiano di Greenwich. Il meridiano di Greenwich divide la Terra in due emisferi, est e ovest. I meridiani sono infiniti, ma si considerano 180 meridiani verso est e 180 meridiani verso ovest rispetto al meridiano di Greenwich. Ecco che, come per la battaglia navale, abbiamo costruito un reticolato con i due lati di riferimento che sono l'equatore e il meridiano di Greenwich.
Si deve ora riportare questo reticolato su un piano e qui interviene Mercatore. Mercatore ha preso il reticolato terrestre e l'ha posto all'interno di un cilindro in verticale, facendo sì che l'equatore sia tangente ai lati del cilindro. Partendo dal centro della Terra, ha proiettato i paralleli sul lato del cilindro. Ha tagliato il cilindro e l'ha svolto. Con delle modifiche analitiche è riuscito a rappresentare meridiani e paralleli con delle linee rette che si intersecano fra loro con angoli di 90 gradi. Il problema è che se io proietto, ad esempio, la mia immagine su una parete, l'immagine proiettata risulterà essere più grande della realtà. E più lontano sposto questa proiezione, più grande è l'immagine. Ma se voglio rispettare il parametro della mia altezza, devo proiettare anche un metro posto vicino a me. E in proiezione il centimetro tenderà ad aumentare. La figura proiettata è diversa dalla realtà, ma rispetta le misure. Se osserviamo la proiezione di Mercatore, notiamo che man mano che ci allontaniamo dall'equatore, la distanza tra i paralleli tende ad aumentare, proprio perché è una proiezione. Di conseguenza, le immagini geografiche degli stati proiettati non corrispondono al vero. Vediamo allora ad esempio la Groenlandia, che assomiglia per dimensioni all'Africa. In realtà è poco più grande della Repubblica Democratica del Congo. La Russia sembra più grande dell'Africa. In realtà è poco più della metà. La Repubblica Democratica del Congo sembra piccola, in realtà è così grande che potrebbe contenere Italia, Austria, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Croazia, Svizzera, Slovenia e quasi tutta la Francia, oltre a tutti i microstati europei. Il Brasile, anch'esso in realtà, potrebbe contenere tutta l'Europa sino all'Islanda. La Colombia, che sulla proiezione di Mercatore sembra uno staterello sudamericano, è grande abbastanza da contenere molte nazioni europee. Il Venezuela, anch'esso all'apparenza molto piccolo, contiene senza problemi la Germania, parte della Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio e buona parte del Regno Unito. Il Perù potrebbe ospitare Italia, Germania e parte della Francia, oltre ai paesi più piccoli limitrofi. Mercatore, a scopi politici, sceglie di collocare graficamente l'Europa al centro della carta, facendo sì che l'estensione dell'Europa fosse più grande perché più importante. L'Europa diventa così il punto che taglia in due esattamente la metà del globo, con l'inevitabile conseguenza di uno spostamento dell'equatore verso il basso. Ne segue che tutte le aree nell'emisfero sud risultano ristrette, mentre le aree collocate nell'emisfero nord risultano dilatate. Ci si rende conto che a uscirne maggiormente danneggiata nella carta di Mercatore è probabilmente l'Africa, che appare nelle migliori delle ipotesi di grandezza equivalente rispetto a quei continenti e paesi che, storicamente, hanno fatto e continuano a fare della prima un bacino da cui attingere in risorse naturali e manodopere schiaviste. A cercare di sistemare le cose intervenne Arno Peters, storico e cartografo tedesco. Si interessò in particolare delle problematiche dell'equità economica e politica di tutte le popolazioni mondiali.
è celebre per aver creato una nuova proiezione cartografica della Terra, denominata appunto Carta di Peters, pubblicata nel 1973. Nella Carta di Peters, l'equatore viene a essere ricollocato al centro del mondo, cosicché possa finalmente tagliare in due metà uguali il pianeta. Nella Carta di Peters i meridiani e i paralleli vengono riconfigurati in modo tale che all'aumentare della latitudine le superfici non si dilatino. La carta in proiezione Peters rende esattamente le proporzioni relative dei vari continenti, rispettando le dimensioni effettive e la loro distanza dall'equatore, ma non può fare a meno di distorcerne le forme, che infatti risultano alterate. A confronto le due carte, in blu la proiezione di Mercatore, in verde la proiezione di Peters. Tutti i planisferi presentano un notevole grado di deformazione, semplicemente perché è impossibile passare senza creare deformazioni dalla sfera al piano. Quindi, quale carta conviene utilizzare? Si continua ad utilizzare la proiezione di Mercatore, carta nata nel 1569. Si continua ad utilizzare la proiezione di Mercatore perché è una carta isogona che consente di calcolare molto facilmente le rotte. Anche Google Maps utilizza questa proiezione. L'isogonia di una carta nautica consiste nella proprietà della carta di mantenere gli angoli della realtà. Ovvero, l'angolo di rotta disegnata sulla carta nautica è la stessa per quella rotta nella realtà. La proiezione di Mercatore è una carta anche isometrica. La proprietà dell'isometria in una carta consiste nel fatto che la carta mantiene costante in tutta la sua estensione il rapporto tra un suo elemento lineare ed il suo corrispondente nella realtà. Ovvero, se per esempio la distanza tra Punta di Fetovaia e Punta della Calamita sulla carta nautica corrisponde a 10,5 miglia, lo stesso discorso vale nella realtà, la distanza tra Punta Fetovaia e Punta Calamita nella realtà sarà 10,5 miglia. La rotta che unisce un punto A con un punto B su una proiezione di Mercatore è una rotta lossodromica. La rotta lossodromica è una rotta ad angolo costante, ovvero sia questo tipo di rotta taglia i meridiani con lo stesso valore di angolo. La rotta lossodromica, vista dall'alto, risulta essere una spirale. La proiezione di Mercatore è una carta che rettifica le lossodromiche, ovvero sia riesce a trasformare quella spirale in una linea retta. Ogni carta nautica ha una sua numerazione, che troviamo in basso a destra e in alto a sinistra della carta stessa. Ad esempio, vediamo che se vogliamo navigare lungo le coste dell'isola di Pianosa, dobbiamo avere a bordo la carta numero 118. Nel riquadro di identificazione della carta nautica troveremo le zone di mare e tratti di costa rappresentati, i rilievi dai quali sono state ricavate le topografie marittime, costiere ed interna, il tipo di proiezione cartografica utilizzata, nel nostro caso quella di Mercatore, la scala della carta e la latitudine di riferimento, le unità di misura delle profondità e delle elevazioni e i loro livelli di riferimento,
Lo ZO, che indica la differenza tra la bassa marea sidideale ed il livello medio del mare. Il riferimento geodetico indica quale, tra le diverse approssimazioni matematiche della forma terrestre, è stata utilizzata per rappresentare la forma di quella porzione di territorio. Le correzioni da riportare per una diversa lettura di latitudine e di longitudine presa sulla carta nautica o attraverso la navigazione satellitare. Le carte nautiche sono classificate secondo il criterio della scala. Vediamo di chiarire che cos'è la scala su una carta nautica. Andiamo a vedere ad esempio l'isola d'Elba. Se analizziamo la sua lunghezza di estensione, chiamiamola U, vediamo che è lunga 27 km. Se sulla carta nautica abbiamo rappresentato l'isola d'Elba con un'estensione di 27 cm, chiamiamola U minuscolo, abbiamo creato una scala. Portiamo tutti i valori alla stessa unità di misura, quindi trasformiamo i 27 km in centimetri, che risulteranno essere 2.700.000 centimetri. Quindi abbiamo due misure, U minuscolo della carta nautica che sono 27 cm e U maiuscolo della realtà che sono 2.700.000 centimetri. Sapendo che la scala della carta nautica è definita come il rapporto tra un segmento unitario U minuscolo della carta e quello U maiuscolo sulla Terra espresso nella stessa unità di misura, possiamo dire che abbiamo determinato una scala 1 a 100.000. Si parla di scala grande quando il denominatore è piccolo, esempio 1 a 2.000. Si parla di scala piccola quando il denominatore è grande, esempio 1 a 1 milione. In base alla scala si parla di carte generali. Scala da 1 a 3 milioni e inferiore, queste carte sono a piccola scala, povere di dettagli, quindi adatte a pianificare navigazioni oceaniche, ma non utili alla condotta della navigazione. Carte di atterraggio, scala 1 a 1 milione e inferiore, utilizzate nella navigazione d'altura, ma da abbandonare appena disponibili carte a scala maggiore. Carte costiere, scale da 1 a 300.000 o 250.000 a 1 a 100.000. Sono carte nautiche canoniche e servono nella zona di transazione fra la navigazione d'altura e quella costiera. Carte dei litorali, scala da 1 a 100.000 a 1 a 30.000. Queste carte, a scala maggiore rispetto a quelle costiere, sono ritenute necessarie per condurre la navigazione costiera, in quanto consentono di conoscere tutte le caratteristiche dei fondali e di localizzare i punti cospicui della costa. Piani nautici, scala da 1 a 20.000 a 1 a 5.000, carte rappresentanti i porti e le immediate vicinanze. Riportano tutte le informazioni relative dell'ambito portuale, quali ormeggi, segnalamenti, pericoli, eccetera. Perciò sono utilizzate per l'approdo. Quando si estrapola una zona dal reticolato terrestre, è sempre necessario riportare i dati della sua posizione, ovvero distanza dall'equatore, detta latitudine, e distanza dal meridiano di Greenwich, detta longitudine. In basso a sinistra della carta nautica troviamo le coordinate di inizio della carta nautica. In alto a destra troviamo le coordinate della fine della carta nautica. Nell'angolo in basso della carta nautica troviamo quindi due valori, 42 gradi, 19 primi, 10 secondi nord, relativa alla distanza dall'equatore. L'altro valore,
9 gradi 55 primi 00 secondi est, che rappresenta la distanza dal meridiano di Greenwich. Abbiamo visto quindi che la distanza di un punto dall'equatore prende il nome di latitudine. La distanza del punto dal meridiano di Greenwich prende il nome di longitudine. In effetti queste misure non sono distanze ma misure angolari. In realtà quindi la definizione giusta sarebbero latitudine, arco di meridiano compreso tra l'equatore e il punto, longitudine, arco di equatore compreso tra il punto e il meridiano di Greenwich. Sulla carta nautica troveremo quindi la scala della latitudine e la scala della longitudine. Vediamo come si prendono i valori delle coordinate. Consideriamo un punto, ad esempio il faro di Punta Lividonia. Determiniamo come primo valore la latitudine. Apriamo il compasso tra il punto e un parallelo di riferimento. Spostiamo adesso questa misura lungo il parallelo di riferimento fino alla scala delle latitudini. Andiamo a leggerne il valore che risulterà essere 42 gradi 26.8 primi nord. Determiniamo ora il valore della longitudine del punto. Apriamo il compasso tra il punto considerato e un meridiano di riferimento. Portiamo questa misura lungo il meridiano di riferimento fino alla scala delle longitudini. Determiniamo il valore che sarà 0,11 gradi 06.3 primi est. Vediamo come determinare le distanze su una carta nautica. Abbiamo visto in precedenza che la misura di un'altezza, quindi di una distanza, era variabile in verticale, essendo una proiezione. Vuol dire in poche parole che la misura della distanza va presa solo sulla scala delle latitudini. Può essere presa sulla scala delle longitudini solo se si naviga lungo l'equatore. L'unità di misura nautica delle distanze è il miglio, ed un miglio corrisponde ad un primo sulla scala delle latitudini, che è quindi anche la scala delle distanze. Per determinare la distanza tra due punti, si prende il compasso e lo si apre tra i due punti suddetti. Si riporta tale apertura di compasso sulla scala delle latitudini e se ne legge il valore. Nel nostro caso vediamo che ci sono 9 primi e 6 decimi di primo. La misura risulterà quindi essere 9,6 miglia. Ricordiamo che un miglio corrisponde a circa 1852 metri. Sulla carta nautica sono riportati molteplici simboli. Per poterli riconoscere utilizziamo la pubblicazione 1111 dell'Istituto Idrografico della Marina. Vediamo ora gli aggiornamenti alla carta nautica. Consideriamo di avere la carta 271. Tramite periodico quindicinale vengono pubblicati gli avvisi ai naviganti, che servono per aggiornare le carte nautiche e le pubblicazioni nautiche, come fari e segnalamenti da nebbia, portolano e radioservizi. La pubblicazione del nostro periodico è dell'anno 2002. Il numero del fascicolo degli avvisi ai naviganti è il 21. Apriamo il periodico e andiamo a vedere se la nostra carta nautica necessita di aggiornamento. Vediamo che ci sono degli aggiornamenti per la nostra carta.
Il numero dell'avviso è 5. È il settimo aggiornamento che subisce la carta. Andiamo a vedere in specifico l'aggiornamento da riportare sulla carta nautica. L'aggiornamento alla carta nautica va riportato sull'angolo in basso a sinistra, fianco alla scritta avvisi ai naviganti. Sulla carta nautica troviamo anche il valore di declinazione da aggiornare all'anno in corso. Attualmente l'utilizzo della carta nautica è passato in secondo piano, perché è diffuso l'utilizzo del GPS, molto più comodo e semplice. Ma se salta l'impianto elettrico?